Eccoci di nuovo con un nuovo gameplay di Dead Space. Allora, continuiamo. Questo è bello che è morto. Ma dalla testa sembrano esseri umani però, comunque. Che cazzo sono? Wolverine che gli escono gli artigli dalle mani? Vabbè. Dunque, missione attuale. Installa la scheda dati. Prima di poter avviare il trasporto, devo riportare la scheda al controllo. Del trasporto e installarla. Ok, allora vediamo dove mi porta il sistema guida. Ah, ok, siamo tornati. Computer di trasporto attivo. Oh, quelli sono rimasti là, eh? Non si sono mossi di un passo, Trasporto internave reinizializzato. Tutte le vetture operative. Vettura in arrivo sul ponte di volo. Quarantena annullata. Bene, siamo a bordo e ci dirigiamo verso il ponte. Ottimo lavoro. Strana, la quarantena è cessata. Qualunque cosa ci fosse sul ponte di volo se n'è andata, per fortuna. Isaac, torna alla Kellion e preparala per il lancio. Scopriremo il possibile sul ponte e poi ti raggiungeremo là. Se saremo ancora vivi. Stai esagerando, Hammond. Questo è un suicidio. Moriremo in questo Ho posto. capito che non ti fidi di me, Daniels. Ma io ho una missione da compiere ed è esattamente quello che intendo fare, con te o senza di te. Allora, ci siamo capiti? Cerca di farci uscire vivi. Va bene. Allora. Torna alla Kellion. Hammond vuole che prepari la Kellion per il lancio, nonostante i danni subiti in atterraggio. Credo di riuscire a farla funzionare, ma non so quanto riuscirò a reggere. Tanto la luce che va e viene qua. Immagino di fare. Ehi, ecco, scappa. Siamo tornati indietro, ok. Isaac, siamo arrivati al ponte. Qui è un vero inferno. Non ci sono superstiti. Ora cercheremo di raggiungere il sistema di controllo. Augurici buona fortuna. Buona fortuna.
capisco, se la nave è distrutta, come cazzo la ripariamo? Cioè, è un disastro. Succede laggiù? Che fine ha fatto la navetta? Era il nostro biglietto di ritorno, l'unico modo per andarcene. Kendra. No, Hammond! Questo cambia tutto! Lasciami pensare. Oh, ma non potete andare d'accordo. Puoi accedere al sistema di controllo. Sistema di controllo? Non funziona. C'è un blocco esecutivo di tutti i sistemi primari. Senza l'autorizzazione del capitano non posso accedere. Allora, dov'è il capitano? Eccolo qui, capitano Benjamin Matthews, posizione infermeria, stato deceduto. Cosa? Come? Deceduto. Non posso accedere a quei dati. Trova il capitano e avrai il suo rig. Con i suoi codici di autorizzazione posso far funzionare questo computer. Dannazione. Isaac, rimando il trasporto alla tua posizione. Raggiungi l'infermeria e trova quel rig, ma fallo in fretta. Cosa è stato? Merda. Raggiungi l'infermeria. La Kellion è irrimediabilmente danneggiata. Non abbiamo alcuna via di fuga. Devo cercare il rig del capitano. Infermeria, così Hammond riuscirà a capire cosa diavolo è successo qui. Ok. Negozio. Ah, abbiamo anche dei negozi portatili. Accediamo a questo negozio. Vediamo che troviamo. Lama per lama al plasma, che è quella che abbiamo qui. Pistola multiraggio. Fucile impulso. Tutto a livello 2. Aumenta la capienza dell'inventario e l'efficacia della corazza. Compriamo questo.
Direi che i crediti ne ho finiti, quindi... Allora, qua c'era qualcosa, no? Vediamo se possiamo prendere qualcosa. Non avendo nodi non posso fare niente. Capitolo 1, nuovi arrivi completati. Ok. Capitolo 1 completato. Salvare. Capitolo 2, terapia intensiva. Ok, ci siamo spostati in un'altra parte della Ishimura. Della Ishimura. Terapia intensiva. Oh. Shh. Va tutto bene, Mikoi. È qui. Non devi avere paura. Sapevo che saresti arrivato. Come avevi detto. Io ho tenuto questo per te. Voglio portarmi alla navetta. Beh, immagino che le gambe non ti servono. E anche l'altra, vero? Via. Braccia. Va bene, dai, missione attuale. Recupera il rig del capitano. Si trova nell'obitorio. Probabilmente ce l'hanno portato prima che la nave precipitasse nel caos. Nicole lavora su questa ponte. Lavorava su questo ponte. Forse riuscirò a trovare qualche traccia. O qualcosa che mi dica che è ancora viva. Ok. Allora, quindi possiamo spostare gli oggetti. Con RT rilanciato. Lanciafiamme. Schema acquisito, scarica al negozio. Okay. Isaac, hey, siamo stati attaccati. Kendra è sparita, era qui con me. E poi l'ho persa, dannazione. Possiamo ancora farcela. Portami i codici del rig del capitano e troveremo Nicole. Pare che l'equipaggio abbia bloccato l'accesso al settore emergenze. Dovrei farlo saltare per raggiungere l'obitorio. Prendi della termite nel deposito medico e una piastra shock nella sala di terapia 0G in fondo al corridoio. Le comunicazioni sono inutili per questa tattica. Intanto qua è sempre più disastro che altro in giro. Evacuate this area immediately. 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 C'è una pizza enorme qua dentro, immagino. Tutto stiamo uscendo.
vabbè. Diagnostica. No, ma non devo andare di qua però, ragazzi. Torniamo indietro, dai. Torniamo un attimo indietro, vediamo un po'. Dov'è che dovevo andare? CEC Imaging Diagnostic Lab. Alla ricerca. Trova la termite. Nei pressi del laboratorio principale è conservata della termite. Con l'aggiunta di un innesco a tempo dovrai riuscire a far saltare quella barricata. Trova la piastra shock. Un defibrillatore portatile dovrebbe fornire energia sufficiente per l'innesco della termite. Ce n'è uno nella sala terapia 0G, secondo Hammond. Eh sì, l'ho già notato. Laboratorio principale. Prendiamo tutto, non lasciamo niente a caso. Rilevata anomalia pericolosa. Quarantena attivata. Quarantena annullata. Sì,
Finalmente ho convinto Jurgens a mostrarmi i filmati della colonia. E quello che ho visto è stato meraviglioso, fantastico. Minatori che si stanno trasformando in qualcosa di straordinario. Devo saperne di più. Mentre il credente che dentro di me brama di diventare uno di loro, lo scienziato vuole svelarne i segreti. Devo studiare uno di questi necromorfi, come li definisce clinicamente Kain. Devo assistere di persona all'infezione. Forse quel paziente dalla colonia. Necromorfi. Mutato. Anche i neonati. Che ci fanno i neonati in vitro? Quella termite dovrebbe essere in grado di sfondare la barricata. Usa la piastra shock per attivarla. Spero di riuscire a resistere qui. Sento qualcosa di grosso che si muove fuori. Qualcosa di grosso. No, qui abbiamo visto che cosa c'era. O non abbiamo guardato. Non abbiamo. Adesso andiamo dove eravamo andati prima, alla ricerca della piastra shock, e dovrebbe essere da queste parti, immagino. Allora, quindi qua eravamo già passati prima, e a
Abbiamo visto che c'era qualcosa. Evacuate. Banca dati. Registro. Registro medico. Dottor Warwick P. Primo psichiatra. Rapporto osservazione psichiatrica. Paziente Harris B. Harris dorme dopo un'altra somministrazione di sedativo. Sembra sia incapace di dormire senza l'ausilio di sostanze chimiche. Molte persone credono alla stanchezza dopo oltre 50 ore passate camminando, a prescindere dal desiderio di restare svegli, non Harris. La spiegazione che fornisce per gli eventi avvenuti sulla colonia è strana, che ha tutti i segni della stessa paranoia che abbiamo visto in altri episodi sulla superficie del pianeta. Non ci sono dubbi sulla sua colpevolezza. Due agenti della sicurezza erano presenti quando ha preso in ostaggio il dottor Sciarello e ha ucciso l'infermiera Evans. Neppure lui nega l'accaduto, però insiste nel dire che non vi è stato alcun crimine e che non prova alcun rimorso. Si tratta di un classico comportamento sociopatico, ma Harris non evidenzia altri sintomi. È affabile, è amichevole, in grado di empatizzare e di offrire opinioni personali. Quando viene interrogato sull'omicidio, però, si blocca e diventa intransigente, mostrando chiari segni di schizofrenia. Inoltre è soggetto ad allucinazioni periodiche, simili anche in questo caso a quelle sperimentate da altri coloni. Harris afferma di aver minacciato il dottore perché doveva fermare i sogni e i volti, e che sarebbe disposto a uccidere di nuovo per rendere di nuovo uno. Devo ancora capire cosa significhi questa affermazione. Si tratta di un caso interessante. Vabbè. Usa l'arma cinetica sugli oggetti pesanti che riportano questo simbolo. L'arma cinetica? It's time. Marker with
to save us. Siamo nello spazio poi, non c'è gravità. E soprattutto non c'è ossigeno. Ok, abbiamo l'ossigeno contato nell'armatura. Variare la gravità localmente. Gli stivali gravitazionali si attiveranno nell'area a 0G. Salviamo e ci vediamo al prossimo gameplay. Dai, commentate, mettete mi piace e iscrivetevi al canale.